Allora, andiamo al punto successivo. È una proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi di... Cosa c'è, consigliere Ciancia? Volevo chiedere se si può invertire l'ordine dei lavori, c'è una mozione alla fine, come ci stanno cittadini che stanno chiedendo se possiamo farlo. Io lo chiedo sempre all'aula, quindi i cittadini possono chiederlo, ma è i consiglieri che decidono. Ci sono problemi? Beh, io dico una cosa, i cittadini però già sapevano che era l'ultimo punto all'ordine dei lavori, quindi non è che è una novità di oggi. Quindi, come dice il direttore, giustamente manteniamo il punto. Vi invitiamo a rimanere fino alla fine, perché... Ma non possiamo decidere noi, se c'è una volontà, perché non... cioè, se, qual è il problema di invertirlo? Io sto guardando le facce dei contrari e non mi sembra di vedere... Esprimiamoci con un voto, non c'è problema, nessun problema. Esprimetevi con un voto, chi vuole mantenere l'ordine dei lavori e chi non lo vuole mantenere. Non credo di aver bisogno del traduttore. Allora, chi vuole mantenere l'ordine dei lavori così com'è? Quindi invertiamo? No. Un minuto, Presidente. Ah, ok. Allora, facciamo per alzata di mano? No, invertiamo, Presidente. Invertiamo. Ok, va bene. Allora, invertiamo a questo punto e i cittadini sono per il punto 4, quindi passiamo al punto 4, al prossimo punto da trattare, ed è una mozione. Posso avere consiglieri seduti in aula? È una mozione avente ad oggetto l'impegno... Presidente, mi scusi. 7 minuti. Proseguo perché siamo... tra 7 minuti scade l'orario. Sì, tranquilli. Okay. Allora, abbiamo la mozione avente ad oggetto l'impegno a mantenere aperta la conferenza dei servizi per il progetto di riqualificazione del Quadraro per consentire il recepimento delle osservazioni dei cittadini. Siete favorevoli tutti a continuare il consiglio che a breve scade? Sì, andiamo quindi fino a discussione dell'ultimo punto. Devi nominare un altro scrutatore, è uscito Carlone. È uscito Carlone, Toti scrutatore. Sì, lascio la parola per la relazione. Consigliera Biondo. Grazie Presidente, oggi discutiamo questa mozione che riguarda il progetto di riqualificazione del Quadraro. Abbiamo già avuto modo di discutere questa questione nella Commissione Controllo e Garanzie e verificare gli atti e siamo arrivati, diciamo, ad un punto che vorremmo oggi sottoporre al voto dell'Aula. Cercherò di essere... la mozione è abbastanza lunga, cercherò di riassumere i passaggi principali per poi arrivare alla richiesta. Il progetto di riqualificazione del Quadraro
È un progetto che nasce con una direttiva di giunta di questo municipio del 18 maggio 2018, ovvero di un anno fa, in cui veniva impartita da parte della giunta municipale una direttiva all'ufficio tecnico del municipio al fine di produrre un progetto esecutivo che aveva come ad oggetto la rigenerazione urbana del Quadraro e in particolare della zona perimetrata all'interno delle vie Tuscolana, via Selinunte, via Lucio Mario Perpetuo e via del Quadraro. Nasce l'esigenza di discutere di questo progetto oggi, ad un anno da quella direttiva di giunta, nasce perché sono arrivate alle commissioni competenti, alla commissione controllo e garanzia, alcune richieste da parte di cittadini, residenti e commercianti di quel quartiere, alcune richieste relativamente al fatto che non sono stati adeguatamente coinvolti in quel progetto di partecipazione, ma non perché non è stato fatto nulla. Infatti ci sono state due assemblee pubbliche di discussione e di presentazione del progetto durante l'anno, e precisamente in data 12 luglio e 22 ottobre 2018. Però nel frattempo, a dicembre 2018, è arrivato al municipio da parte dell'ufficio tecnico il progetto esecutivo che veniva richiesto nella direttiva di giunta del maggio precedente, che aveva ad oggetto appunto intervento di rigenerazione urbana del quartiere Quadraro del settimo municipio, e per provvedere ai costi della realizzazione di queste opere è stato oltretutto acceso un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti da parte di questo municipio, che ha previsto lo stanziamento di 1,2 milioni di euro. Noi tutte queste questioni, prima di portarle all'attenzione dell'Aula, le abbiamo verificate con l'assessore Vivace in una commissione controllo e garanzia piuttosto animata. E quindi oggi abbiamo delle richieste specifiche, perché considerato che in realtà a seguito di questo progetto esecutivo che è arrivato dagli uffici tecnici, la Presidente del Municipio e l'Assessore Vivace in più di un'occasione pubblica, sia presso ad esempio un'assemblea pubblica che si è tenuta all'Associazione Berlinguer, ma anche successivamente proprio nella Commissione Controllo e Garanzia, hanno dichiarato che quel progetto non è da considerarsi un progetto esecutivo, nonostante in questo modo sia scritto nelle carte, anche attraverso un accesso agli atti che ha fatto il gruppo del PD del settimo municipio, in cui ci è stato consegnato appunto un progetto esecutivo rispetto alla riqualificazione del Quadraro. Però noi vogliamo sostanzialmente prendere per buono quello che ci ha comunicato l'assessore in quella commissione, ovvero che il progetto non è esecutivo e che c'è ancora spazio per fare delle osservazioni e delle proposte a quel progetto. E allora, visto che sono pervenute delle proposte molto specifiche da parte dei cittadini, con una lettera datata 26 marzo 2019 che è arrivata al protocollo di questo municipio e di tutti i gruppi consiliari, che ad oggi non hanno ricevuto una risposta specifica, e dato che sempre in quella commissione controllo e garanzia che si è tenuta il 2 aprile 2019, l'assessore non solo ha confermato che non si tratta ad oggi di un progetto esecutivo, ma è ancora possibile raccogliere proposte di modifiche da parte dei cittadini interessati, almeno questa era la sua dichiarazione alla data del 2 aprile. Noi chiediamo di valutare le proposte che arrivano da parte dei cittadini, e chiediamo, dato che a questa domanda non abbiamo avuto risposta nell'ambito della Commissione Controllo e Garanzia, per poterlo fare, di mantenere aperta la conferenza di servizi che riguarda il progetto di riqualificazione del Quadraro, perché è quello il luogo in cui le osservazioni e le proposte giustamente devono essere verificate con partecipazione dell'ufficio tecnico e dei vigili urbani, per vedere se queste proposte hanno senso e se possono essere inserite all'interno di questo progetto. Ve ne cito solo alcune che sono arrivate e che semplicemente riprendono una lettera arrivata tramite protocollo. Poi sicuramente sulla mail dell'assessore ne saranno arrivate anche tante altre, ma che riguardano ad esempio
il rifacimento del manto stradale, in particolare di Viale Opita Oppio, Via degli Opimiani e Via Marco Decumio e Via De Levi, la ristrutturazione delle caditoie, la ridefinizione di alcuni marciapiedi come quello in Largo dei Levi, lato via Lucio Mario Perpetuo, che attualmente non permette il passaggio dei pedoni, l'espianto e la ripiantumazione all'interno del parco Nicolò Blois degli alberi insistenti sul marciapiede confinante, la putatura di alcuni alberi, l'installazione dell'illuminazione, l'allargamento di alcuni marciapiedi e la ristrutturazione del plateatico di Piazza dei Tribuni. Sono andata veloce, ma sostanzialmente, senza voler entrare nel merito di ciascuna proposta, quello che noi oggi vi chiediamo e che segue appunto le dichiarazioni dell'assessore nell'ambito di quella commissione è che, se è vero, come speriamo che sia vero, che il progetto non è esecutivo e che c'è ancora spazio per proporre delle modifiche, vi chiediamo di mantenere aperta la conferenza dei servizi in modo che tutti i cittadini, sia coloro che l'hanno già fatto e sia coloro che volessero ancora farlo, possano proporre modifiche ed osservazioni al progetto presentato dal settimo municipio, e in quest'ottica chiaramente nuovamente da parte del municipio, per coinvolgere tutti coloro che siano interessati al progetto di riqualificazione e invitarli a proporre le loro osservazioni. Se diciamo questo è ancora possibile, come ci ha detto l'assessore Vivace, nell'ottica di condividere tutti insieme il progetto di riqualificazione del Quadraro, che è un quartiere importante del nostro territorio, rispetto al quale diciamo tutti condividiamo la necessità di fare degli interventi e tutti condividiamo la necessità di spendere al meglio questo 1.200.000 euro che abbiamo preso in prestito come settimo municipio, sono certa che questa mozione troverà il consenso anche della maggioranza. Grazie. Altri interventi? Ci sono interventi? Consigliere Rinaldi. Allora, grazie Presidente. Allora sì, effettivamente noi abbiamo ricevuto, o meglio anche diciamo l'assessore, io in particolare l'ho ricevuta nell'ultima commissione che ho fatto proprio dal territorio, dove appunto c'è un elenco, il documento si chiama Riqualificazione del Quadrato, che è stato protocollato proprio il giorno della commissione, che è stato recepito con una serie di richieste. Allora, ovviamente queste richieste sono tutte legittime e sono state diciamo recepite. Il discorso è che allora, la conferenza di servizi è un fatto tecnico dove partecipano appunto la polizia locale, dove partecipa l'ufficio tecnico, dove partecipano tutti quegli enti che hanno bisogno di un coordinamento per rilasciare eventuali autorizzazioni o fare degli atti particolari in modo di accelerare il processo. È importante che questo processo si accelere, ma da tutti i punti di vista, a parte la conferenza dei servizi che è un di cui, perché questo 1.200.000 euro, io non lo so quanto tempo era che non veniva stanziato sul Quadraro 1.200.000 euro, è una cifra abbastanza rilevante. Le richieste che ha fatto il territorio sono numerose, noi vogliamo andare incontro a queste richieste con alcuni punti fermi che sono per esempio la ciclabile e via dicendo, però per esempio il fatto della pedonalizzazione che loro avevano diciamo non accettato con favore e una serie di altre cose sono state comunque riportate. Tutto quello che verrà fatto qua sarà tutto il possibile che permetterà di spendere e ovviamente non andare oltre il 1.200.000. Quindi ben vengano queste comunicazioni a prescindere dalla conferenza dei servizi, che anche se chiusa in modo asincrono, per cui con lo scambio di atti tra enti, può comunque essere eventualmente riaperta per la redazione poi del progetto definitivo. E poi io lascerei stare un attimo questo. No, non si è chiusa, io non lo so nemmeno se si è chiusa. Anche se chiusa, dico, può comunque essere riaperta per un aspetto tecnico particolare, per esempio si richiede il rifacimento di marciapiedi in maniera sostanziosa, no? E che succede? Che magari ci può essere una sottoservizi su quel marciapiede, per cui a quel punto, essendo solo due gli enti che devono partecipare alla discussione del tema, non è necessario riaprire la conferenza dei servizi in modo sincrono, ovvero a un tavolo, ma basta uno scambio di atti tra i due stakeholders, ok?
Quindi tutte queste cose che noi ci stiamo dicendo qua, cioè, vabbè, hanno un senso relativo, perché comunque sia, ripeto, sia l'assessore sia in commissione, e magari questa non sarà l'ultima, anche perché il territorio, parte del territorio, ci ha anche detto che questo elenco è stato fatto un po' di corsa, questo perché? Perché io, non avendo un riferimento specifico sul Quadraro, attenzione, quando feci la commissione invitai la comunità territoriale come, diciamo, tra virgolette, ente sovraordinato che avrebbe eventualmente contattato le persone interessate a questo, e lì probabilmente ho fatto un errore su questo, per carità. Ciò non esclude che ulteriori documenti, e tra l'altro proprio in quella sede mi dissero abbiamo fatto in fretta e furia, però magari con un po' di tempo riusciamo a metterne a posto un altro con delle fotografie, con dei particolari più dettagliati. Quindi ecco, lo scopo è comunque quello di, cioè noi abbiamo intenzione comunque di recepire queste richieste, e ripeto, io non vorrei che poi tutte queste discussioni, che per carità è giusto, uno fa le osservazioni, fa la critica e tutto quanto, non vorrei che poi questo 1.200.000, visto che comunque deve essere impegnato per il fine anno, e viste le varie esperienze che abbiamo su Villa Fiorelli, vari centri anziani e via dicendo, rischiamo poi magari di arrivare all'ultimo e perdere anche questo montepremio. Allora, ragioniamo un attimo in senso costruttivo. Nella mozione noi stiamo chiedendo di tenere aperta la conferenza servizi. Come ho spiegato prima, tenere aperta la conferenza servizi, che è un fatto tra tecnici, un fatto tecnico, non è un fatto di partecipazione, perché qua stiamo parlando di manutenzione urbana, di lavori pubblici, nemmeno d'urbanistica, per cui ci sarebbe una partecipazione definita in una delibera. Quindi vabbè, niente, io volevo anche ringraziare le persone che sono venute qua, perché comunque è il loro interesse. Mi dispiace che siamo andati un po' lunghi sul discorso dei punti precedenti, perché ovviamente loro hanno richiesto l'anticipazione della trattazione del punto, e se hanno pazienza a questo punto magari all'ultimo vorranno dire qualche cosa, però dovranno aspettare la fine del consiglio, per cui questo purtroppo è stata contro il rovescio della medaglia. A conclusione vi volevo dare una notiziola molto carina, che praticamente a Via Macedonia è stata chiusa la voragine, tempo record, riaperta al traffico, e quindi tutto a posto. Dove? A Via Macedonia. Via a posto. Macedonia. Grazie. Prego. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie Presidente Rinaldi. Ma per puntualizzare però alcune cose importanti che serve un po' a tutti quanti noi per chiarirci le idee. Non si possono accettare questi punti se non si rivede il progetto. Dalle assemblee e dagli incontri che abbiamo avuto con la Presidente, il progetto visionato appeso al muro ha detto che non esiste. L'ha detto in pubblico, possiamo vedere le registrazioni. Quindi, se vuole mantenere aperta la conferenza dei servizi, vuol dire, mi perdoni, vuol dire avere il tempo, oppure se ne apre un'altra conferenza dei servizi, però bisogna rifare un progetto condiviso, che non è che vuol dire che si fa una lista, solo questa lista, questo, come dire, sono le indicazioni quindi dicono che se la Presidente, la maggioranza vuole spendere nei tempi queste risorse finanziarie chieste peraltro con un mutuo, dovrà redigere velocemente un progetto esecutivo, perché quello che abbiamo non è un progetto esecutivo, l'avete detto voi, e quindi per andare in gara e fare i lavori c'è bisogno di un progetto esecutivo, cioè degli elaborati amministrativi, di cui questo progetto è carente. Allora, se lasciamo aperta questa strada come la mozione chiede, non è che chiede simbolicamente di lasciare aperta la porta e entrano tutti nella conferenza dei servizi, è un protocollo che deve restare aperto, ma deve restare aperta la cosa principale, che è quella che abbiamo discusso dal momento in cui in aula ho fatto l'interrogazione, per dirvi che l'operazione che si era portata avanti sul Quadraro era un'operazione non condivisa
dal territorio, anche se qualcuno si mascherava con le penne di comitato che faceva parte del territorio, no, conosceva solo una piccola parte. I cittadini che abbiamo visto insieme e abbiamo fatto un'assemblea pubblica direttamente sul luogo, sono quelli che vivono e hanno detto pubblicamente che alcuni aspetti, ma sono parecchi, del progetto non funzionano. Non funzionano. Quindi, al fine di fare quello che è urgente e saggio, ringrazio tutti uno per uno, ringrazio anche voi, hanno scritto le cose che dovranno essere fatte principalmente in quella parte di territorio. In particolare una, ripristinare i marciapiedi, le alberature, la schiena d'asino la chiama qualche cittadino che è molto puntuale nella descrizione delle cose, le quote delle strade, così non ci saranno più allagamenti. Pensare di fare quel progetto che è un po' utopistico, come dire, è un impegnare qualcosa che poi alla fine viene una cosa ibrida. Allora io pregherei il Presidente della Commissione di portare in Commissione il progetto, ma per una vera, saggia e costruttiva ricostruzione di quello che si deve fare. Con i cittadini, come avete sempre fatto, l'avete chiamato, siamo andati sotto il ponte per fare il passo delle carrozzelle sulla destra invece che la sinistra, questa è una zona più importante, poi le risorse ci stanno, ancora di più dovremmo valutare questo aspetto della partecipazione. Ciò non vuol dire che le maggioranze non devono essere rispettate. Quando la Presidente l'altra volta che è venuta in assemblea ha detto ce ne assumiamo noi la responsabilità degli errori, io sono rimasto compiaciuto, vuol dire a forza per dire questo è un progetto, però poi si deve giustamente rapportare con la realtà dei fatti. Se poi quel colore che diceva che era rosso diventa giallo, non si può pretendere di dire che va bene. Quindi non vedo una soluzione molto chiara, se lei Presidente la prende con questa, non è lei, non sarà lei ma sarà l'Aula poi a votare questa mozione, se come andrà a finire la questione. Io ripeto, se noi riusciamo a far venire i tecnici in commissione e diamo degli indirizzi e daremo mandato all'assessore, darete mandato all'assessore, ma sarebbe il caso di approvare questa mozione, non per altro, perché ci sono le indicazioni di quello che vogliono i cittadini. Poi lasciamo perdere la conferenza dei servizi, che è vero che è un aspetto tecnico, ma è un aspetto tecnico importante quello della conferenza dei servizi, lì si siedono tutti e danno i pareri e devono validare il progetto, ma questo progetto ancora non può essere cantierabile. Tra parentesi, io lo voglio dire, la Presidente l'ha ripetuto, è registrato, non esiste, ha detto che è un progetto che non esiste. Allora, un po' di chiarezza, se noi in commissione ci vediamo, ragioniamo, ragionate con tutte le parti che ci stanno nel territorio, non con qualcuno che magari ha preso di mira, come dire, la parte del giardino che costeggia la ferrovia, pure importante, ma lì di interventi ce n'erano pochi previsti. Gli interventi che noi non condividiamo, e io sono molto preoccupato, è quello di modificare la viabilità, chiudendo un quartiere in se stesso, e non va bene. Due, le micropiazze non si possono fare se prima non facciamo i marciapiedi. Le pedonalizzazioni, come lei diceva, ci ha detto come ultimo pensiero, ripensateci sulle pedonalizzazioni, come se lei, come dire, condividesse questa spia. Io le condivido le pedonalizzazioni, ma dove non combinano un po' di macello, dove si possono fare realmente, e ce ne stanno zone dove noi possiamo studiare, dove abbiamo trovato anche delle condivisioni, però non è il caso di dove ci stanno attività commerciali che verrebbero intercluse, dove ci sono passi carrabili. Quindi questo progetto, io devo dire, quando l'ho visto sono rimasto un po', come, non c'era più accesso diretto per uno che entrava o usciva. Guardate le prime tavole,
sono state fatte da un team di ragazzi universitari e di questo me ne compiaccio, fare lavorare i giovani su progetti veri. Abbiamo fatto una risoluzione, la risoluzione numero 8, se l'è andata a trovare, dice proprio questo, far lavorare i ragazzi, però poi ci devono essere dietro i ragazzi che non possono peraltro firmare i progetti, delle figure professionali che si assumono una responsabilità per la validazione del progetto, perché la validazione del progetto comprova poi l'incentivo che percepiscono grazie alla legge 113 sull'importo dei lavori. Di questo si tratta. Cioè, io voglio che i nostri tecnici abbiano gli incentivi, ma devono naturalmente completare, come sempre hanno fatto, tutto il quadro degli elaborati amministrativi. Io voterei in toto questa mozione, perché c'è un elenco intanto necessario, se vogliamo dire la verità e vogliamo essere coerenti con quello che ci siamo detti in assemblea, in commissione, per le strade e nelle stanze di tutto il municipio. Grazie. Sì, consigliere Toti. Sì, il presidente della commissione ha detto che ha convocato una commissione rispetto a questo. Non ha detto che la commissione con forza, l'ho chiesta io più volte al presidente della commissione, perché non si era discusso in commissione un discorso così importante come la riqualificazione del Quadraro e soprattutto il sentire in commissione i cittadini. Ho detto, presidente, facciamolo. Il presidente dopo un po' di tempo l'ha fatto, sotto, come ho detto, mia indicazione, e praticamente si è aperto un dibattito, un confronto. Era presente l'associazione Bellingue, era presente l'associazione Trenno, e si è avviato un confronto in commissione. Perché io dico come prima cosa il discorso della commissione? Perché c'è la direttiva di giunta numero 23 che dava direttive all'UOT. Nella stessa direttiva della giunta veniva richiesto progetto di rivisitazione con interventi di qualificazione, realizzazione delle pedonali, qualificazione al sottopasso e tutta una serie di cose. Ma la giunta è l'organo esecutivo, l'abbiamo detto più volte, l'organo di indirizzo prima dell'esecutivo è quello della commissione. Allora la cosa l'ha fatta la giunta senza sentire gli indirizzi, l'esecutivo deve sentire gli indirizzi, questo io l'ho ribadito anche in commissione al presidente. Allora, era importante, presidente, sentire prima la commissione, che significano i consiglieri che rappresentano i cittadini, e viva Dio, se anche in commissione sentiamo i cittadini attraverso loro comitati, è un fatto, io penso, interessante, importante, proficuo pure rispetto ai progetti che noi andiamo poi a portare avanti nel municipio. È un progetto che sembrava esecutivo, oggi si dice che non è più esecutivo, non esecutivo, perciò ci possono essere modifiche, osservazioni. Come ho detto, era stata invitata la comunità territoriale, come ha detto il presidente, la comunità territoriale non era presente. E questo qui, voglio dire, è un po' un vulnus, perché purtroppo, io l'ho detto anche in quella sede, il Quadraro non ha un suo comitato di quartiere riconosciuto dal territorio. C'è questa associazione, c'è l'altra associazione, è importante, abbiamo sentito loro che hanno fatto delle richieste interessanti, anche giuste, il rifacimento del manto stradale, gaditori, marciapiedi, illuminazione strada mancante, il parco Blois, la potatura dei rami bassi e cose, però io penso che
e tu l'hai detto, e a me fa piacere, questa è una prima commissione, ci saranno delle altre, sentiamo la comunità territoriale, sentiamo anche gli altri cittadini, arriviamo rispetto a questo a un discorso più preciso per dare una risposta precisa, perché il Presidente ha detto che 1.200.000 sono soldi importanti e dobbiamo dare risposte importanti, giuste, perché sono soldi che non vanno sprecati. Perciò per far questo non è che poi, come è stato fatto purtroppo, aree pedonali, i cittadini hanno detto no alle aree pedonali, è stato detto modifichiamo la viabilità, i cittadini hanno detto non modifichiamo la viabilità, sentiamo comunque, per chiudere, sì, scusate, sentiamo comunque altri cittadini per chiudere, sentiamo gli altri cittadini per chiudere il cerchio e per arrivare a una decisione fortemente condivisa dal territorio, Presidente della Commissione. Perciò il ruolo da protagonista che tu dovrai avere come Presidente della Commissione, proprio per dare un indirizzo il più possibile preciso rispetto alla spesa che come municipio di 1.200.000 dovremmo andare a sostenere per dare finalmente un servizio di riqualificazione seria per il Quadraro, per dare risposte serie ai cittadini del Quadraro, perché le meritano queste risposte. Altri interventi? Giuliano. Mi fate capire chi sta alzando la mano? Consigliere Giuliano, vuole lei? Va bene? Siamo così timidi, capito? Dice, ma sei educati. Siamo educati. Allora, riferito all'atto, alla mozione. Chi mi ha preceduto, insomma, ha bene o male impostato quello che potrebbe essere, no, un intervento per un argomento che passa per il nostro municipio. Ci farebbe piacere avere ovviamente delle notizie quando capita che c'è un intervento importante sul nostro municipio, e questo mi sembra che possa essere una cosa normale. Avremmo chiesto tutti questo, sia da una parte che dall'altra, a seconda delle situazioni. Mi fa ovviamente, come si dice, un po' sorridere il fatto che esperti, colleghe come del Partito Democratico, insomma, si siano così accanite, sapendo che quel quadrante arriva a 1.200.000, insomma, uno dovrebbe fare salti mortali per cercare di capire come spenderli, magari li spendiamo tutti, cioè, capito, nel miglior modo possibile. Quindi, cioè, mi fa sorridere il fatto che un'attenzione così ampia dove ci sono i soldi e non mettiamo un'attenzione, una uguale attenzione, per esempio sulla pista ciclabile della Tuscolana che ci è arrivata dal Comune di Roma, oppure di un intervento su via Flavio Silicone che comunque ci è sempre arrivato dal Comune di Roma. Non mi sembra che lì abbiamo messo in croce il Presidente della Commissione. Mi fa sorridere, non è che è sbagliato, nel senso, dico, non capisco questi due pesi e due misure su cose importanti del territorio. Però sono contento che sul Quadraro, che comunque è un quartiere, voglio dire, che ha bisogno di attenzione, ci sia questa possibilità di avere questa energia economica non indifferente. Però rispetto a tutto questo, quindi un'assemblea pubblica, non so se questo municipio nei tempi scorsi abbia effettuato delle assemblee tali da poter comunque, quando serviva, invitare la maggioranza della gente, no? Per decidere, come si suol dire, per la partecipazione, no? Per decidere su argomenti che comunque possono cambiare un po' il modo di vita di alcune parti del nostro territorio. Non ricordo con precisione, ma non è detto che io non lo ricordo e quindi che non sia stato fatto così, però, come si dice, la partecipazione, però, quando si parla di partecipazione non significa, come per esempio i comitati di quartiere,
che nonostante l'abbiamo regolamentati, quando vanno a votare su 20.000 persone ne vanno a votare 200, insomma quella partecipazione relativa. Mi ricordo un altro passaggio di questo municipio sui PUP, dove appunto c'è stata tutta una storia che i PUP non si volevano, c'erano 2.000 firme e non sapevamo gli altri 18.000, no, che cosa avessero votato, se fossero stati interpellati, perché non è facile. Quindi non è facile chiarire il discorso della partecipazione dell'assemblea, del parere della gente, perché poi c'è chi è più attivo e chi invece, la maggioranza è presa dagli impegni, dalle cose, dalle tutte cose tutti i giorni, dalle problematiche, dal lavoro, dal fine mese, e quindi. Però c'è bisogno, secondo me, di rifarla. Non condivido questa mozione, non la condivido non nel motivo, ovviamente, perché non è che si dice qualcosa di strano, però c'è da modificarla, perché mantenere aperta conferenza e servizi, la conferenza è chiusa e quindi questo pezzo non ci deve essere. Questa è una notizia, io non l'ho capito, non l'ho letto più. Però non ce la dimette. Però non ce la dimette, se non lo sai non ce la dimette. Possiamo. Invece voglio proprio questa risposta. Risposta in questo momento non credo, se non gliela può dare il consigliere Giuliano, dopo la chiederemo a chi di dovere, certamente esatto. Lei non può rispondere. Qui non può questo, interrompere chi parla. Al di là di questo, collega, non ce la devi mettere, se non lo sai non ce la metti, perché devi dire di mantenere il progetto di attivazione quadraro, dare la possibilità ai cittadini di togliere il pezzo della. No, io ad oggi so che non è chiusa. Ma non può. Ma veramente. No, consigliera Biondo, io non. Lei ha ragione, però noi qui dentro dobbiamo avere la possibilità di entrare nel merito. Ma stiamo scherzando, lei come consigliere può andare da chiunque, anche dal direttore, a chiedere notizie su come si fa una conferenza di servizi, e nessuno qui glielo nasconde. Quindi se scrive una cosa sull'atto si presume che lei abbia studiato quello che ha messo sull'atto. Gli chiedevo se ha una notizia di. Ma lo chiede dopo, non mentre sta parlando. Ma. Sì, lei vuole rispettare chi parla o pensa che il consiglio sia fatto solamente da lei? Presidente, andiamo avanti. Non è un problema, ci mancherebbe altro. Era solo per dire che, siccome non sappiamo, io so una cosa, lei ne sa un'altra, forse qualche d'un altro sa ancora un'altra notizia, a riprova di questo non ci si mette, perché sennò condizionerebbe, come se, secondo me, in modo molto sommesso, condiziona un'idea, una volontà politica di dire qual è l'importante e che se possa parlare, si possa intervenire e si possa contribuire, questo è. Quindi io nel dubbio lo toglierei, ma infatti non vedo poi tutta la parte che, ovviamente, io mi esulo dal fatto che, non avendo dimestichezza del quadrante, quindi non conosco perfettamente tutte le vie, ma quindi mi rimetto alla clemenza della Corte, come si dice, chi ne sa più di me. Però mettere tutta una serie di situazioni nel considerato, secondo me andavano anche messe nel come si dice, nell'impegna, cioè come, non come diciamo decisione sicura, ma come volontà di tenere in considerazione tutta una serie di cose che poi non vengono riportate nell'impegna. Quindi secondo me, al di là della volontà e quindi di essere d'accordo nel riprendere in mano la situazione e quindi ovviamente di tenere aperto qualcosa che è giusto tenere aperto per provare a migliorarlo, a parte questo io non vedo che questa cosa messa così possa essere il documento più giusto, questo dico, suggerivo solo questo. Poi al di là delle come si dice, dei tecnicismi, quello che conta ovviamente è il contenuto, però poi si vota, capito? E se votiamo delle cose che non sono inerenti, probabilmente faremmo forse una cosa non precisa, ecco. Quindi, se il fine è quello di garantire la continuazione, no? L'interessamento, non serve secondo me neanche fare un atto, perché questo deve essere garantito. Se lo vogliamo fare, e allora va fatto secondo me con delle dovute modifiche. Tutto là, non mi sembra, sono anche registrato, quindi se ho detto qualcosa che qualcuno non si ricorda, sono risente, non mi sembra di aver detto cose particolari. Altri interventi? Consigliera Vitrotti, certo. Grazie Presidente. Io però capisco le perplessità
e cercherò di rinquadrare un po' la discussione e anche la necessità che abbiamo riscontrato per arrivare poi alla presentazione di questo atto. E qual è stata? Intanto ci stiamo dimenticando che il Consiglio ascolta per la prima volta le volontà di questa giunta a seguito di una interrogazione, dove si scoprono determinate cose e si scopre anche una contrarietà e una un'assenza, manca qualche cosa in tutto quel processo. Poi c'è un passaggio in commissione, parlo dell'aspetto istituzionale, poi quello che si è fatto in poche, e devo dire ha ragione il consigliere Giuliano, non è che poi quando si sceglie con chi parlare vale per tutti, no? Perché se si decide che si è ascoltato un pezzo di municipio e è sufficiente, è una scelta, poi scopri però che invece c'è tutto un altro pezzo che ha la necessità di farti arrivare le proprie considerazioni, perché è un appuntamento e anche un'occasione importante, ha ragione il Presidente della Commissione Urbanistica, e quindi non è un'intenzione del Partito Democratico quello di contrastare un'opportunità di questo genere, perché sarebbe stupido e anche un'occasione che non vogliamo sprecare, anche se la dico tutta, forse parlare di rigenerazione urbana a livello a cui siamo arrivati è un po' troppo. E questo, e arrivo all'ultima parte che abbiamo per chiudere la parte istituzionale, riusciamo ad arrivare a qualche notizia in più in una commissione controllo e garanzia in cui non capiamo alla fine della discussione se questa conferenza di servizio è aperta o chiusa, che è una cosa con la quale io però la penso esattamente come lei, consigliere, cioè c'è una normativa che dice una conferenza di servizio può rimanere aperta sempre, e quindi quello che c'è stato detto lì, ma se riapre, ma se richiude, ma sì, poi vediamo, non lo so. E quindi quando arriviamo qui oggi, però io immaginavo ci avessimo invece contezza del fatto che c'è una normativa, tra l'altro nuova, quindi è anche aggiornata, quella che fa parte del pacchetto Italia Semplice, se non sbaglio, c'è una normativa del 2016 in cui si vuole andare proprio a limitare lo spazio temporale, quindi di ridurre ulteriormente tutta quella lungaggine soprattutto che si riscontra nelle amministrazioni, e quindi oggi si può arrivare a 45-90 giorni in cui tu devi fare quello che devi fare, dopodiché si chiude. Si chiama asincrona. Esatto, vede, lei studia, c'ha ragione. Andiamo avanti, consigliere Giuliano. Ammazza, non te è bravo. C'ha ragione. Detto questo, se ci sono questi spazi qui, io mi chiedo, allora, ma è aperta, è chiusa, non è un dettaglio. E quando mi fate riferimenti, ma non è che possiamo chiedere una cosa del genere, e invece diventa una cosa importante. Perché? Perché quando ai capigruppo perviene una richiesta da parte di un comitato, a me quello mi è arrivato, poi di tutti gli altri sono probabilmente nelle stanze dell'assessore, non lo so, io non ce l'ho, però quelle che mi sono arrivate per garantire che ci sia una continuità in un progetto che è evidente alla luce di questi fatti, che deve essere ovviamente rivisto, implementato, corretto, lo ha detto lo stesso assessore, quindi ci sono dei margini, ma per garantirmi che quelle richieste trovino un effettivo riscontro, io mi devo intanto devo intanto capire se ci sono delle aperture che mi consentono di farlo, altrimenti di che stiamo a parlare? E lei mi ha detto prima, si può fare. Per farlo io voglio avere anche un'espressione da parte dell'Aula nel quale io sto, e posso sinceramente dire che quelle indicazioni che mi sono pervenute, come sono pervenute a tutti i presidenti di gruppi, il 26 marzo 2019 con un protocollo a questo municipio, vengano in un qualche modo discusse o accolte. Questo lo dico perché noi siamo già andati, e questo lo abbiamo visto in Commissione Controllo e Garanzia, a contrastare quella che sarebbe in realtà la delibera 57 del 2006, che sarebbe proprio quella della rigenerazione urbana, perché trattandosi di trasformazione urbanistica questa impone dei tempi, delle modalità di partecipazione. Siamo già, e con questo devo dire c'è stato anche un accordo con l'assessore Vivace presente, siamo già andati oltre i tempi. Cioè non ci stiamo più, già avremmo dovuto chiudere tutto, ma tutto questo nasce perché nella confusione totale
parlavamo di un progetto esecutivo che non era un progetto esecutivo. Confusione sulla confusione. Ci sono atti in cui è sviato, non è che è una svio, è sviato. Io ho fatto un accesso agli atti, l'accesso agli atti mi arriva scritto progetto esecutivo, vado a vedere una diretta Facebook che dice che il progetto non è più esecutivo. Io in commissione ho chiesto, ho capito, datemi un atto in cui c'è scritto che questo non è più esecutivo. Per evitare che questo, diciamo, non generi ulteriore confusione, non solo bisogna fare una partecipazione vera, e ci sono delle delibere che lo prevedono, ma soprattutto bisogna rincardinare la discussione, e quindi è giusto rimettere in fila le richieste che ci pervengono e inserirle e metterle in cantiere e discutere. Poi, se prendiamo atto che la discussione è aperta e la fase è ancora in costruzione, immagino che arriveranno tutte le altre richieste in cui si faranno carico le diverse parti politiche, oppure direttamente gli assessori di riferimento, la Presidente stessa che si è detta disponibile, portatemi le vostre richieste ad accoglierle e a valutarle. Perché poi, quando sono andata a leggerle queste richieste, non mi sono sembrate assurde, cioè mi sono sembrate delle richieste di necessaria manutenzione ordinaria di un quartiere, senza andare a disturbare, diciamo, le rigenerazioni urbane, di cui, diciamo, ci siamo anche, io ero interessata, però poi è ovvio che le richieste sono semplici, ma nella loro complessità invece io credo che ci sono alcune questioni che devono essere veramente fatte in accordo con la cittadinanza. Qui noi abbiamo votato un atto che prevedeva un dialogo aperto con la Regione o con la ASL rispetto al trasferimento del CERT. Mi ricordo che c'è stata una proposta della maggioranza alla quale noi abbiamo anche dato il nostro consenso, perché conosciamo il problema. Per fare quel lavoro lì immagino che non serva un atto di consiglio. Non basta, anzi, no che non serve, immagino che serve una discussione talmente approfondita in cui magari andiamo anche a scoprire che non basta solo parlare con la Regione, ma bisogna magari parlare con le associazioni che ci sono e che comunque fanno un altro lavoro lì, immagino voi lo sappiate, che i problemi che portano, diciamo, quelle associazioni possono essere che si sommano a quelle che già vengono e pervengono dal CERT. Non è tutto così semplice, e quindi pensare di dire faccio le cose di rigenerazione urbana è fighissimo, quei soldi non ce l'avevamo, lo sappiamo bene, però poi bisogna riscendere con i piedi per terra, bisogna rimettere e reincardinare le discussioni nei tempi e nelle modalità giuste, e per fare questo abbiamo bisogno di ripristinare anche l'aspetto istituzionale e tecnico. E banalmente anche il primo passaggio amministrativo, in cui non si può chiudere una commissione controllo e garanzia, in cui però l'assessore mi dice io non so se la conferenza è aperta o chiusa, o comunque non è un problema, perché diventa un controsenso rispetto a tutto quello che ci siamo detto, ovvero che quel progetto non è esecutivo e quindi è ancora aperto, che su quel progetto ci si può discutere, che quel progetto è migliorabile, e quindi ci sono tutte quelle richieste che sono pervenute a tutti noi, tra l'altro, e di cui occorre farsi carico ed inserirli dentro la programmazione, che tra l'altro vanno a sostituire parzialmente o anche totalmente un progetto che è, per molti versi, è risultato anche deludente o comunque anche contrastante. A un certo punto in un'assemblea pubblica appunto si dice no, non esiste la pedonalizzazione di quelle aree, toglietele, non vi preoccupate, cioè addirittura un'amministrazione che tu dice bisogna farle, lì ha dovuto fare alcuni passi indietro a dire non si fanno più. Ora, però il progetto esecutivo non può essere una cosa che una volta c'è, una volta non c'è. Il consigliere Ciancio, che è un architetto, mi dice e ha ribadito anche in commissione controllo e garanzia, ma lo dicono tutti, cioè un progetto esecutivo è un progetto esecutivo, non è che diventa un'altra cosa, non è che si cambia come ci piace a noi. Quindi o la conferenza dei servizi si è fatta con quel progetto, oppure se non si è fatta con quel progetto, siccome siamo un'amministrazione, l'amministrazione purtroppo è fatta di carte, di protocolli, di cose che dicono il contrario di quello che abbiamo appena detto, servono gli altri pezzi di carta per dire che in realtà invece siamo dentro un progetto che è ancora in evoluzione. Non credo che questo basti. Tempo scaduto. Chiudo. Non credo che questo basti, però penso che il Partito Democratico ha voluto mettere un momento di discussione ulteriore, più approfondito, sulle proposte,
che danno un senso diverso al progetto del Quadraro, che non vogliono contrastare con l'opportunità di ridare un decoro e anche migliorie importanti al quartiere, ma contestualmente hanno messo in luce delle lacune importanti che sono soprattutto legate alla parte amministrativa e tecnica e purtroppo anche alla parte di partecipazione. Grazie. Ci sono altri interventi? Candigliota e... Ah, ok, Guido. Grazie Presidente. Allora, io intanto voglio specificare un fatto, cioè che questo intervento sul Quadraro non sarà con fondi a mutuo, perché il mutuo non sarà attivato in quanto dal rendiconto del Comune di Roma sono nate altre risorse e quindi poi il Comune ce le girerà e si fanno cioè gli interventi con quei soldi. Quindi non sarà mutuo, quindi io cioè questa cosa cioè, l'ho saputa, ve la dico anche a voi così lo sappiamo tutti. Per quanto riguarda che gli interventi non saranno fatti a mutuo, cioè che il comune non chiederà un mutuo per fare gli interventi del Quadraro, questo vuol dire. Questo vuol dire. Il mutuo cioè, non sarà attivato, spero di parlare in italiano io. Allora, per quanto riguarda l'atto in sé, l'atto, sentivo anche prima il consigliere Giuliano che aveva delle considerazioni sull'atto. L'atto è tecnicamente sbagliato, nel senso che presenta due punti. Cioè, allora, qui oggi noi votiamo l'atto, in quanto a richieste specifiche ovviamente non siamo noi a dover rispondere, c'è un ufficio tecnico, c'è lo strumento dell'interrogazione e quello si può applicare. Noi rispondiamo sull'atto. Per quanto riguarda l'atto, presenta due punti sostanziali. Il primo dice di mantenere aperta la conferenza dei servizi e il secondo di coinvolgere tutti coloro che siano interessati al progetto di riqualificazione del Quadraro e recepire le osservazioni proposte dai cittadini. Allora, parto da questo secondo punto. Questo secondo punto è per noi superato, nel senso che ancora si possono inviare delle proposte da parte dei cittadini e in questo dico anche che la Presidente Lozzi in più sedi, sia qui in Sala Rossa quando c'è stato l'incontro pubblico, anche sul territorio proprio su invito dell'Associazione Berlinguer, ha spiegato lo stato dell'arte e ha spiegato il progetto e ha anche spiegato che il progetto di fatto poi anche in base a ciò che è stato già recepito in precedenza è già stato modificato, per esempio non ci sarà la pedonizzazione di Via dei Fulvi, per esempio si sta considerando, c'è l'intervento, cioè su questo ci arrivo fra un attimo, su altri punti specifici e faccio riferimento alla lettera che ci ha protocollato l'Associazione Berlinguer che abbiamo visto anche in commissione. Non può esserci un dialogo. Spero di dire quello che voglio, spero. Grazie. Consigliere Guido, non si rivolga al pubblico. Mi scusi Presidente, tra tutte le proposte ricevute da varie associazioni, candidati, eccetera, so per certo che tutti i punti sono stati recepiti. Ma recepiti, cioè non vuol dire poi applicati, perché recepiti vuol dire che io come amministrazione prendo i punti e li studio e so per certo che l'amministrazione sta studiando punto per punto per capire cosa tecnicamente può essere fattibile e cosa tecnicamente non può essere fattibile. Quindi per me questo secondo punto è superato. Le associazioni possono ulteriormente mandare proposte, quindi è ulteriormente superato questo punto. Sull'aspetto invece del primo punto, sulla conferenza dei servizi, io appena ho letto questo punto sono rimasto molto perplesso. Intanto perché un atto politico del Consiglio non può minimamente incidere su un fatto tecnico come la conferenza dei servizi e quindi c'è solo per questo l'atto, non è votabile. Per quanto riguarda invece il lato politico che mi preoccupa e che sta dietro questo primo punto, essenzialmente questo, sia che la conferenza sia chiusa e si debba riaprire, sia che la conferenza sia ancora aperta e si debba prolungare, per legge cioè la conferenza dei servizi ha dei tempi tecnici che sono specifici. Allora, perché mi sono preoccupato? Perché allungando oppure riaprendo questa conferenza dei servizi, aggiunto al tempo che servirebbe per fare il bando, andiamo oltre il 31-12. I fondi sul Quadraro scadono il 31-12, vuol dire che fare questo, che votare questo atto con quel punto che tecnicamente c'è tra l'altro sbagliato, cioè vuol dire non fare interventi sul Quadraro, perché i tempi si allungheranno così tanto che i soldi scadranno e quindi quel 1.200.000 non potrà essere investito sul quartiere del Quadraro per la sua riqualificazione. Allora il dubbio che mi è venuto è:
Il Partito Democratico che ha firmato l'atto, però con tre consiglieri mi sembra, sì. Vabbè. Il punto è questo, mi sono chiesto se sono a conoscenza loro che hanno firmato l'atto che facendo questo aspetto qui si allungava anche il tempo tecnico e si sarebbero persi i soldi. Perché se è così, allora a me viene in mente che il PD non voglia investire sul Quadraro, che non penso sia così. Penso che sia una svista più che altro. Quindi, andando su questo aspetto, cioè votando questo atto in questo senso, il 2 è superato, il primo c'è una grossa lacuna tecnica, ma anche se volessimo poi valutarla dal punto di vista politico, cioè votando questo scadono i soldi perché i tempi si allungano ulteriormente, scade il 31 di dicembre, scade l'anno, i soldi tornano indietro. E noi non facciamo nessun intervento sul Quadraro, che sinceramente, essendo un quartiere storico, con una sua importanza storica, con una sua tradizione, anche culturale e non solo, noi come amministrazione avevamo questo interesse, cioè di fare questo intervento. In questa maniera cioè l'intervento tout court non si fa, quindi strade, pedonalizzazioni, marciapiedi, eccetera, eccetera. Poi c'è poi la parte c'è di messa in sicurezza degli incroci delle scuole, non si fa nulla perché i tempi tecnici non ci sono, perché i soldi tornano indietro. Allora noi non siamo disposti a rischiare che queste opere che poi vengano, sono state già recepite, cioè che vengono poi applicate o meno, cioè dall'amministrazione, sarà così e non è messo in discussione, però non vorrei sinceramente che si perdesse l'opportunità di investire questi soldi sul Quadraro, tutto qua. Per noi questo atto non è passabile da questo punto di vista, che per noi è il punto di vista più importante, perché votando questo si rischia di non investire sul Quadraro, tutto qua. Poi se ci dite non ci interessa investire soldi 1,2 milioni sul Quadraro con le opere che saranno ancora in corso, nel senso che già il progetto è stato modificato, già alcune cose di comitati e associazioni già sono state tratte, non recepite, non solo sono state recepite, ma anche già inserite poi nel progetto. Altri si stanno valutando su punto per punto, c'è la parte dell'amministrazione. Noi sinceramente non ce la sentiamo di bloccare questo investimento sul Quadraro. Tutto qua. Sì. Ci sono altri interventi? No, voglio vedere se ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi? Calmiamoci, ci sono altri interventi? Uno, non è che sono finiti i consiglieri, cioè... Consigliere Ciancio, io lo capisco, lei se può essere qui, ogni volta mi deve dire quello che devo fare. Ce l'ha con me, non io. Ok, se non ci sono altri interventi, io faccio fare l'ultimo intervento finale alla consigliera Biondo. Siccome prima avevo visto Candigliota che aveva alzato la mano, io stavo ancora chiedendo se c'era necessità di fare interventi. Vuole fare intervento? Benissimo. Biondo. Consigliera Biondo può fare l'intervento finale e poi avrete tutti 3 minuti per l'espressione. Grazie Presidente. Intanto, solo per rispondere alle provocazioni del consigliere Giuliano, anche io, no, perché dato che voleva intervenire io, sì esatto, io sono io che sorrido perché quando lei cita altri progetti di modifiche urbanistiche importanti di questo municipio, come ad esempio la pista ciclabile della Tuscolana, lei sa bene che noi più volte abbiamo chiesto di fare una commissione controllo e garanzia su questo tema come richiesto dai cittadini, che però ci è stata negata dalla Presidenza del Consiglio di cui lei fa parte. Quindi invece di dire di che cosa non parla il PD, se riuscisse, diciamo, nell'esercizio delle sue funzioni di vicepresidente ad aiutare le commissioni competenti a discutere dei temi che interessano questo municipio, farebbe già metà del suo lavoro. Per entrare nel merito di quello che è stato detto, quest'atto è stato presentato dal Partito Democratico senza ripercorrere in quest'Aula le polemiche che abbiamo avuto modo di discutere
all'interno della Commissione Controllo e Garanzia, proprio perché oggi ancora una volta non c'è chiarezza rispetto alla possibilità di intervenire su questo progetto e non ci sono garanzie né sulla possibilità di recepire alcune osservazioni e né su quello che diceva prima il consigliere del Movimento 5 Stelle, ovvero che garanzie ci sono ad oggi che questi soldi comunque non vengano sprecati. Dopodiché voglio chiarire che non è assolutamente intenzione di nessuno, né tantomeno del Partito Democratico, rischiare di perdere questo finanziamento, ma proprio perché su questo progetto ci sono dei finanziamenti importanti, è importante e che questi finanziamenti non devono essere sprecati, è importante capire qual è l'iter e quali sono le possibilità ad oggi di intervento su questo progetto, perché se è vero quello che diceva prima il capogruppo, ovvero che da una parte prima ci dite che c'è la possibilità di intervenire e che quindi possono essere proposte tutte le modifiche, le osservazioni e le richieste di intervento del caso, dall'altra però ci dite che verificare queste proposte nell'ambito della conferenza di servizi, che è l'unico luogo che deve fare esattamente quello che dite voi, ovvero verificare che le proposte abbiano o meno un senso, perché non lo verifica la parte politica o questo consiglio, ma lo si verifica anche dal punto di vista tecnico. Se invece è così, sarebbe forse più onesto da parte vostra legittimamente assumervi la responsabilità di dire: signori, il tempo è scaduto, è passato un anno dalla direttiva di giunta, le osservazioni che sono pervenute entro una determinata data sono valide, le osservazioni che pervengono dopo non le prendiamo più in considerazione perché rischiamo di perdere questo finanziamento. Questo sarebbe essere chiari ed onesti con questo territorio, al quale invece voi oggi state dicendo da una parte di continuare a mandare le richieste e dall'altra che però la verifica eventuale di queste richieste rischia di allungare i tempi e che quindi non vi volete prendere questa responsabilità. Ma se queste richieste non vengono valutate nella conferenza di servizi e quindi la conferenza di servizi va avanti, si chiude e si procede, dove vengono valutate? Vengono poi aggiunte solamente alcune sulla base delle indicazioni dell'assessore, del presidente o di un consigliere o di un comitato di quartiere? Questo atto era stato fatto apposta proprio per andare incontro a quello che state dicendo e nell'impegno non ci sono le richieste specifiche che sono pervenute con una lettera protocollata a questo municipio, proprio in quest'ottica, perché la nostra richiesta non è quella di recepire determinate richieste, alcune sì o alcune no, o tutte quelle che arrivano. La nostra richiesta è di avere la possibilità di valutarle e oggi questa risposta non è stata data. L'assessore nella Commissione Controllo e Garanzia ci ha detto che non sapeva se la conferenza dei servizi fosse aperta o chiusa, alla fine della Commissione Controllo e Garanzia ci ha detto che c'era invece la possibilità di fare delle modifiche, è per questo che in questo atto citiamo quella questione. Dopodiché appunto io sono entrata qui dentro con un po' di confusione ma con una consapevolezza che veniva dalla Commissione Controllo e Garanzia, ovvero eravamo arrivati al punto che al netto del fatto che c'erano delle incongruenze grandi rispetto al fatto che questo progetto da una parte veniva identificato come esecutivo, per altri no, per l'ufficio tecnico in un modo, per l'assessore in un altro, siamo arrivati a questo consiglio a seguito di quella commissione con la garanzia da parte dell'assessore che le proposte potessero essere fatte da parte dei cittadini. Oggi invece il capogruppo del Movimento 5 Stelle ci dice che se volete potete mandare tutte le mail che volete all'assessore, ai gruppi consigliari, al protocollo del municipio, ma che non c'è più tempo per valutarle. Allora è bene fare chiarezza e dire che non c'è più tempo per rimodificare questo progetto e quindi per smentire però la Presidente del Municipio che ci aveva detto che quel progetto non era esecutivo, ma evidentemente è tale. Grazie. È inutile che alza la mano, ho capito che lei vuole parlare a fine consiglio e avrà modo di parlare. Durante il consiglio purtroppo il pubblico non può parlare. Approfitto dell'occasione per fare un chiarimento, visto che quando anche le opposizioni, sia le opposizioni che le maggioranze dicono cose giuste, io non ribadisco, quando dicono cose sbagliate le devo dire. Allora, la Presidenza del Consiglio non si è mai permessa di rifiutare un controllo e garanzia. La Presidenza del Consiglio ha fatto presente che la Commissione di Controllo e Garanzia risponde ad un regolamento ed è
chiamata a convocarsi e a riunirsi per valutare atti che non sono presenti in municipio, perché trattasi di progetto assolutamente gestito dal Dipartimento. Quindi era stato detto che la commissione deve essere capitolina, perché qui in municipio non ci sono i documenti della ciclabile tuscolana, non è un progetto municipale. C'era già stata una commissione capitolina sulla via Tuscolana, completamente al di fuori delle regole. Io stessa ho scritto all'assemblea capitolina e al segretariato, perché era una è stata solamente un'opera di propaganda e di gettonificio, perché non si sono valutati atti in quella commissione. Era un insieme, una cozzaglia di persone che si sono riunite. Però, Presidente, no, se è no. gettonificio, lei mi deve denunciare, perché lei sta dicendo che io ho fatto in modo che ci sia stato. Lei non sto parlando, no, di lei, perché io sono la presidente della commissione. No, lei non è Palumbo, mi dispiace, lei non è di denunciare. No, lei se vuole denuncia a me, faccia come vuole, però mi deve ascoltare. Ho detto che c'era stata un'assemblea capitolina e ho scritto al segretariato facendo valutare se c'era la giusta causa per una commissione controllo e garanzia in esterna, senza documenti, senza niente, solamente con cittadini che guardavano e ammiravano l'opera e commentavano l'opera senza avere nessun pezzo di carta. Perché mi faccia capire lei se una controllo e garanzia si può fare con documenti alla mano su via Tuscolana. Poiché il presidente della commissione capitolina Palumbo insisteva a voler svolgere una nuova commissione in municipio, gli ho detto che non poteva farla, perché uno, il municipio non aveva documenti da mostrare, due, aveva già fatto una commissione che era finita malissimo, ci sono state aggressioni di cittadini, di ciclisti e di lavoratori che lavoravano alla ciclabile tuscolana, solamente per motivi di sicurezza, dopo che io mi sono consultata con l'assemblea capitolina, col segretariato, col direttore e con la presidenza del municipio, ho detto che non era il caso di fare una commissione capitolina qui. Quindi raccontiamo le cose come stanno, consigliera Biondo, la prossima volta. Forse la denuncia la faccio io. Allora andiamo avanti, consigliera Biondo, perché penso che chi voleva capire ha capito. Ho confermato esattamente quello che ho detto, ovvero che non è stato possibile fare una commissione controllo e garanzia su questo, nonostante il Partito Democratico l'avesse richiesto. Quindi quello che ha detto prima il consigliere è una capata. Allora, lei può anche continuare a fare interventi che non le sono stati autorizzati. Io ho dovuto dare una risposta e la risposta è quella seria, è quella ufficiale, c'è una mia lettera a tutti i signori che ho menzionato e che chiedeva il parere, meno male che lo sa lei, che non hanno risposto e lei sa tutto. Quindi i motivi sono stati di sicurezza, di pertinenza e anche è stato calcolato anche il fattore economico. Quindi se da questo punto di vista qualcuno ha ancora qualcosa da dire, lo dica fuori da quest'aula, perché qui non lo permetto. Andiamo avanti, adesso andiamo avanti. E consigliera Biondo, stia attenta in futuro, perché non è capace solamente lei a denunciare qui, alla fine le persone si stancano. Consigliera Biondo, lei faccia la consigliera, le persone si stancano, faccia la consigliera adesso in questo momento, se vuole lei può. Se lo ritiene lo faccia, se no non lo minaccia. Lei è come fa lei? No, io non l'ho minacciato, ho detto che se vuole lei lo può fare. Oh mamma mia, consigliera Biondo, lei ha stancato, le sue pagliacciate in questa stanza hanno stancato. Andiamo avanti e tralasciamo la consigliera. Intanto richiama la consigliera Biondo, che non ha nessun rispetto delle istituzioni. La consigliera Biondo, mettere a verbale, non ha più volte richiamato, non ha nessun rispetto delle istituzioni e vuole per forza spingermi ad essere cacciata dall'aula, per poi tornare un'altra volta con i cartelli che la Presidente del Consiglio è fascista perché caccia le persone dall'aula. Allora consigliera Biondo, adesso per favore la finisca di fare la bambina come sta facendo e andiamo avanti. Allora, dichiarazioni di voto, consigliere Giuliano. Grazie Presidente, percepisco una certa freschezza politica e giovane
non competenza, ma non è un problema, si può fare, no? Mano a mano il tempo. No, nel tempo uno può crescere, ci mancherebbe. Se io facessi anche il 50% che mi è stato detto, farei il 100% e non dovrei più fare niente, quindi c'è sempre tempo per fare il massimo. Comunque, quando ho detto che mi veniva da ridere, non era per dire qualcosa di diverso, era che comunque, no? Oltre all'attenzione ci sono anche altri argomenti su questo territorio che potrebbero essere di grande valutazione e non hanno tutti questi soldi che tranquillamente potrebbe arrivare su questo discorso del Quadraro. Ma di fronte a questo ragionamento io penso che il discorso appunto della lista qui che viene messa, io l'ho detto e continuo a dire che non è pertinente, nel senso che a noi il fine è quello di tenere aperto qualunque tipo di discorso per il quadrante. Se si riesce a fare bene la lista della spesa che è stata messa qua, io non la conosco, neanche la voglio conoscere, perché comunque se sono delle cose che sono giuste da mettere, si metteranno. Se sono cose che non devono essere elencate, perché giustamente il fine, come ha detto la collega Biondo, è quella di poter tenere aperto il ragionamento, non di fare la lista della spesa, perché se uno fa la lista della spesa la fa chi dovere, cioè nel senso che le associazioni di riferimento territoriali potevano comunque mandare un documento e mandare tutto quello che c'era per di pertinenza e vedere quello che poteva essere messo. Un atto politico, come lei dice, non l'ha messo nell'impegno, era proprio perché non ce l'ha stato neanche nel considerato. Questo è un atto politico, quindi se poi uno dice che è tutto il contrario di tutto, va bene, non è un problema. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, a questo punto, visto la considerazione, diciamo, politica di questo atteggiamento, si astiene dal non dare una, diciamo, un valore né positivo né negativo, ma per un motivo ben preciso. A questo punto, siccome la conferenza dei servizi, a quanto so io, è chiusa, ma si può riaprire, quindi se c'è un fatto che è determinante, che l'amministrazione municipale ritiene fondamentale della modifica, riapre una conferenza sincrona, entro 30 giorni fa la modifica. Se questo non serve, non si fa. Ma comunque sia, se è un elemento di discordia, di tempi, di allungamento di procedure, Fratelli d'Italia non vuole essere di, come si dice, impedimento al raggiungimento del lavoro sul Quadraro. Ok? Quindi si possano fare qualunque tipo d'azione, ma se questo atteggiamento deve essere un impedimento, un allungamento dei tempi, Fratelli d'Italia non vuole essere parte in causa, vuole essere qualcosa che sia propositiva. Quindi l'atto, se viene modificato, viene tolto la cosa, viene tolto quell'altro, Fratelli d'Italia lo vota perché è un atto politico ed è d'accordo sull'atto politico, anche se la collega non ne apprezza comunque l'intervento e fa commenti e battute diverse. Se invece questo non è, fate come vi pare. Comunque Fratelli d'Italia si astiene perché non vuole essere parte in causa di un allentamento. I soldi devono arrivare, il risultato ci deve essere e le indicazioni possono arrivare a chi di dovere e verranno riportate in commissione. Lei Presidente fa una commissione dove si capisce tutto quello che è arrivato e quello che si può fare. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Ciancio. Sì, anche io sono fortemente interessato affinché i lavori vengano eseguiti, però abbiamo fatto una grossa affermazione, quindi lo dico perché il capogruppo ci ha dato una certezza, non c'è un mutuo più contratto col comune, 1.200.000 saranno movimentati dal bilancio, quindi c'è una una variazione di bilancio. La variazione di bilancio comporta che queste somme saranno mosse da altri fatti vostri. Io ho il numero del mutuo scritto a fianco al bilancio. Quando ci porterete in commissione i soldi da dove arriveranno? E poi voglio dirvi questo. Io credo che il progetto sia esecutivo da quello che avete detto. Esatto, questa è la verità. La verità è che è un progetto esecutivo, solo che mancavano alcune piccole cose importanti. Adesso l'hanno fatte. Quindi avete interpellato tutte le persone, o gli amici, o i nemici, o le persone che vi chiedevano
degli interventi specifici in qualche strada, l'avete accolto, però noi adesso vogliamo vedere il progetto esecutivo, dove volete spendere questi soldi, questo vogliamo vedere in commissione, dove volete voi. Se c'è una mozione che spinge in una direzione, l'avete già vista perché ce l'aveva già il presidente Rinaldi, la scusa così può replicare, dove vengono spesi questi soldi? Questo vogliamo sapere. Io che dico, quando mette queste parole, cioè queste affermazioni, il partito, non vogliono che si spendano i soldi. Oh, ma l'avete iniziato voi la procedura? Oh, mica noi. Oh, mica noi stiamo guidando il municipio. No, capogruppo, mi dispiace, lei questo terrorismo non lo deve fare nei confronti di consiglieri che vogliono assolutamente che si facciano le cose. L'ha detto prima, ha detto precisamente che se alcuni consiglieri si assumono la responsabilità di votare questa mozione non si fanno i lavori. Ma che? Sono cose da dire in aula. Non l'ha detto lei, c'è una registrazione. Guido, non risponda, consigliere Guido. Bene, quindi vuole, allora se abbiamo detto cose diverse che vanno bene, è quello di dire: avete accettato la lista, avete guardato i lavori di che trattasi, li dovete inserire o non inserire, modificate il progetto esecutivo, aprirete e chiuderete la commissione, ma non è il ragionamento che si deve fare. Grazie Presidente, proprio per questo ho firmato la mozione, non per rallentare il processo di esecuzione, quello è un iter amministrativo che nessuna mozione può fermare. Certo che lo sappiamo. E allora quindi voglio consigliere Guido, fare quello basta. Che vi prima. Consigliere Guido, solo richiama regolamento. È lui che mi ha interrotto, Presidente. Infatti l'ho richiamato, non se ne è manco accorto. Beh sì, con i bambini no, mi perdoni, bisogna fare la maestra. Allora andiamo avanti, ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Toppi. Sì, io penso che come ho detto nell'intervento che ho fatto precedentemente, Presidente, io ti chiedo nuovamente di convocare urgentemente questa commissione in modo che non si perdano soldi, si sentano però i cittadini, facciamo un'ultima chiamata ai cittadini, vediamo quelle che sono le proposte che arrivano dal territorio e poi andiamo subito a fare il progetto, a presentare il progetto che io spero questa volta esecutivo e che si possa così dare una risposta ai cittadini del Quadraro. Il mio voto sarà un voto di attesa rispetto a questo, perciò sarà un voto di astensione. Ci sono altre dichiarazioni? Ci sono dichiarazioni? No. Allora votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Consiglio respinge la mozione con 12 voti contrari, 4 favorevoli e un astenuto. Passiamo al punto successivo. Ancora no. Signora ha chiesto se lei può parlare come tutti quelli che l'hanno sempre chiesto qui in questo consiglio, alla fine del consiglio. Chi precedentemente quando? In qualche altra consigliatura, non con me. Ma in commissione è un'altra regola, mi scusi, la commissione è un'altra regola, si può sospendere la commissione. Ma io non le sto dicendo che lei non parlerà, io le sto dicendo quali sono le regole del regolamento municipale e lei alla fine potrà... Forse c'è una cosa che lei non ha preventivato, qui ci abbiamo...
Allora io le dico una cosa, qui abbiamo un ufficio che sta facendo orario di lavoro continuato senza straordinari per finire questo consiglio e io adesso devo chiedere a queste persone di interrompere il consiglio per ascoltare lei, dobbiamo mandare via prima loro e poi lei può dire tutte le cose che vuole perché abbiamo fatto così sempre con tutti. Se io apro adesso una nuova modalità con lei, non è giusto né per quelli che l'hanno fatti prima e mette in difficoltà per il futuro e non posso farlo. Mi scusi, c'è un regolamento, non l'ho scritto io il regolamento, non l'ho scritto io il regolamento, la commissione... Ma è uguale! Andiamo avanti, Presidente. Facciamo finta di non aver sentito, Presidente. Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Ardo, Tranchina, Di Palma, avente ad oggetto regolamento per l'istituzione della figura di un ispettore ambientale capitolino. Chi vuole? Consigliere Pompei. Sì, Presidente, grazie. Allora, cercherò di essere molto, molto breve e stringato dicendo peraltro la sintesi di questo problema. Ci viene mandata una proposta di deliberazione su un regolamento, quindi non, diciamo così, con un atto esecutivo operativo che avrebbe dovuto arrivarci completo dei pareri degli uffici tecnici, cosa che ovviamente non succede, ma oramai siamo abituati a questo, quindi facciamo finta di niente, anche perché poi ci chiedono il parere, a questo parere noi siamo obbligati e quindi tutto sommato un parere positivo o negativo dobbiamo darlo. Che cosa vuole questo regolamento? Cerchiamo di fare la sintesi. Vuole, intende istituire un servizio di volontariato finalizzato a potenziare il servizio di vigilanza ambientale a supporto della Polizia Municipale, con particolari figure denominate ispettori ambientali capitolini, da destinare in modo specifico alla vigilanza, all'accertamento e a delle violazioni di norme regolamentari e ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale e il corretto conferimento dei rifiuti. Che cosa vogliamo di più? È una cosa bellissima e peraltro è nelle corde delle idee di questa consigliatura, la quale in effetti già con atti precedenti si è espressa in questo modo. L'incipit, vediamo un po' le osservazioni, mi faccio un attimo, come al solito poi quando ci arriviamo se perdono le carte, tanto per cambiare, chiedo scusa ma mi sono perso un pezzo delle osservazioni, premesso, eccolo qua, no, le osservazioni da fare, grazie, eccole qua. In effetti dicevo è nelle corde di questa consigliatura alla quale c'è stato infatti il consiglio del municipio settimo si è espresso recentemente in merito alla necessità di azioni necessarie all'istituzione di figure di natura volontaria finalizzata al presidio del territorio capitolino per il potenziamento del servizio di vigilanza ambientale, c'è la risoluzione 2 del 14 febbraio 2019 e nel contempo ha anche espresso la consapevolezza che solo la presenza costante nel territorio municipale dei
soggetti abilitati all'attività di informazione, prevenzione e presidio per il rispetto del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, da affiancarsi alle polizia, alle azioni di polizia locale, concretizzi quell'attività di vigilanza e accertamento del corretto conferimento dei rifiuti e del rispetto del territorio, altrimenti difficile da realizzare. Altrimenti dovremmo mettere un vigile ogni 3 persone, cosa che è impossibile. Quindi la, diciamo così, l'idea, lo scopo, il fine di questo regolamento è ampiamente condivisibile, e su questo, da un punto di vista di questo orientamento, non possiamo che politicamente esprimerci in maniera favorevole. Qualche perplessità sorge però purtroppo nell'aver fatto un regolamento già operativo che richiede il coinvolgimento della Polizia Locale di Roma Capitale, richiede il coinvolgimento di altre, ripete il coinvolgimento di organi, di associazioni che dovrebbero fornire la cosiddetta manodopera necessaria, peraltro senza che sia stato stilato un accordo quadro, senza che a un certo punto siano stati valutati i costi. Su questi punti noi abbiamo delle perplessità e abbiamo tentato, la commissione competente ha tentato di racchiudere in osservazioni che allega, che ha allegato alla proposta di delibera che viene in questo caso, che viene oggi esaminata. Per cui ecco, il nostro parere è positivo per quanto riguarda, è un parere favorevole per quanto riguarda lo scopo politico. Diciamo, le perplessità che abbiamo riscontrato nell'aspetto operativo regolamentare a un certo punto le abbiamo consacrate in una serie di osservazioni che alleghiamo alla proposta di delibera. Io per ora credo di aver finito. Poi, se eventualmente ci fossero delle osservazioni, in quella sede darò dettagli maggiori. Grazie. Ci sono altri interventi? Sì, non c'è il numero. Parlate. Interventi? Allora, ci sono grazie. Interventi? Sì, grazie Presidente. Noi abbiamo in sostanza lavorato insieme sia come Commissione Bilancio che come Commissione Ambiente per poter poi pervenire appunto ad un unico documento delle osservazioni da proporre. Devo dire che avevamo inizialmente alcune perplessità sull'atto, pur avendo noi già nei mesi scorsi, nelle settimane scorse, approvato un atto che andava in linea appunto con l'istituzione di una figura di tipo volontario a supporto dell'amministrazione, effettivamente la stesura di questo primo documento ci ha un pochino ci ha richiesto un pochino di ragionamenti. Sono contenta per il lavoro che abbiamo svolto separatamente nelle commissioni e che alla fine si sia riusciti a convogliare il lavoro fatto separatamente in un unico documento, che è quello insomma che il collega Pompei ha potuto presentare in precedenza. Nulla, quindi sono semplicemente volevo ringraziare il collega e allo stesso modo al contempo i colleghi consiglieri. Grazie. Ci sono altri interventi? No, ci sono dichiarazioni di voto? 12 senza. No, votiamo. Punto 13. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dodici favorevoli e un contrario, quindi l'espressione di parere viene approvata. Siamo all'ultimo punto, una proposta di risoluzione avente ad oggetto rafforzamento del ruolo della POSES e copertura degli ambiti territoriali, scuole, infanzia e nidi del municipio. Chi vuole? Consigliere Giannone. Dai, finiamo la storia.
Grazie Presidente, questa risoluzione è una risoluzione di iniziativa della Commissione Quinta, Commissione Scuola, frutto di un'analisi di alcune criticità che abbiamo rilevato a seguito di un'audizione fatta in Commissione del coordinamento delle POSES del nostro municipio. In quell'occasione abbiamo così un po' ascoltato le funzionarie del servizio educativo e sono emerse alcune criticità, ma anche alcune opportunità di miglioramento del servizio stesso. Per questo motivo abbiamo inserito nell'oggetto il rafforzamento del ruolo delle POSES, oltre che il tema relativo alla copertura degli ambiti territoriali. Senza dilungarmi troppo, l'oggetto di questa risoluzione sostanzialmente un impegno verso la giunta capitolina, gli assessorati Capitolini e la sindaca, affinché sia indetto al più presto possibile un concorso per il reperimento di nuovi funzionari dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia. Sono coloro che in qualche modo coordinano il lavoro, le attività all'interno degli asili comunali, asili e le scuole dell'infanzia comunali. Che sia indetta al più presto una procedura selettiva affinché vengano rinnovati gli incarichi per le posizioni organizzative. Le posizioni organizzative dei servizi socio-educativi sono è un ruolo che viene assegnato ai funzionari che ha come scopo quello di migliorare, incrementare l'attività e gli obiettivi e realizzare obiettivi ulteriori all'interno dei servizi socioeducativi e che quindi hanno come scopo quello di mantenere e aumentare anche il livello qualitativo delle nostre strutture comunali. Che sia introdotta poi una figura di atelierista o di maestro d'arte come figura che in qualche modo si possa occupare specificatamente dell'allestimento degli ambienti. Sappiamo quanto sia importante l'ambiente all'interno, nelle scuole, sia nei nidi che nella scuola dell'infanzia, come elemento anche educativo stesso. E quindi avere una figura dedicata abbiamo inteso essere un valore che può un valore aggiunto, un elemento di qualità delle nostre strutture. E che sia anche inserita una figura aggiuntiva, una persona aggiuntiva per ogni tre all'interno delle strutture, che possa in qualche modo andare a sopperire alle mancanze temporanee, quindi alle assenze temporanee del personale educativo. Questo per evitare, quindi per ridurre l'effetto della scopertura temporanea o della copertura all'ultimo minuto con assenze temporanee, con supplenze temporanee. Abbiamo anche previsto la possibilità di poter utilizzare il personale educativo di ruolo che non abbia ancora effettuato le 42 settimane di servizio, che sono quelle obbligatorie nelle strutture educative, nel mese di luglio. Il mese di luglio, come sapete, i nidi capitolini, una parte dei nidi capitolini rimane aperto per offrire un servizio pre-estivo. In questo modo quindi il personale che deve ancora completare le 42 ore potrebbe essere utilizzato per coprire appunto queste ore a luglio. Siano sollecitate anche le procedure di rinnovo delle convenzioni con le università cittadine per permettere a studentesse e studenti di fare la formazione, di fare il tirocinio all'interno delle strutture educative, una cosa molto importante, perché qualifica chiaramente le nostre, i neolaureati, le neolaureate, e in qualche modo inizia già a creare un momento di scambio tra università, universitari, quindi neolaureati con le strutture stesse. Sia anche realizzati degli incontri periodici con esperti, sia valutata anche la possibilità di creare degli eventi, degli incontri e delle attività, quindi su tematiche per il sostegno alla genitorialità, rivolte quindi sia ai genitori dei piccoli utenti, sia chiaramente agli insegnanti, alle educatrici, con appunto
con appunto esperti, università e centri di ricerca, ASL, enti e organismi autorevoli. Si è assegnata poi la qualifica di agente contabile. Noi chiediamo che le posizioni organizzative possano diventare nuovamente agenti contabili, questo per permettere loro di poter spendere, quindi fare acquisti di piccola manutenzione, acquisto di materiali di facile consumo, in modo che l'acquisizione, quindi l'approvvigionamento di piccoli materiali che servono per il lavoro giorno per giorno possa essere, diciamo, un'attività facilmente realizzata senza aggravare eccessivamente su tutta la struttura organizzativa del municipio. Che sia poi predisposto sin dall'inizio del percorso educativo di ogni bambino il fascicolo personale del bambino, così come indicato da una circolare ministeriale del MIUR del 92, contenente appunto ogni elemento significativo di conoscenza dell'alunno e di documentazione della sua esperienza scolastica e di ogni altra documentazione disponibile nel periodo 06. Questo per facilitare la conoscenza di tutte quelle informazioni che invece oggi ci hanno spiegato le funzionari sono costretti a reperire di qua e di là dai vari servizi. Questo faciliterebbe sicuramente il lavoro delle POSES, quindi delle coordinatrici, e quindi potrebbe sicuramente migliorare anche il monitoraggio stesso dei progressi dei bambini. Siano abilitate poi le postazioni di lavoro presso tutti i servizi educativi e scolastici comunali al servizio di protocollo informatico interno, questo per facilitare la comunicazione dei funzionari con l'esterno, con gli altri enti, senza che esse debbano venire in municipio per poter fare queste comunicazioni, e che ogni plesso sia dotato, ogni plesso ospitante almeno un nido o una scuola dell'infanzia comunale sia dotato almeno di un dispositivo per la scansione dei documenti, questo per facilitare appunto la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Oggi spesso accade che i genitori e le famiglie portino documenti in cartaceo o che vogliano in qualche modo, che sia necessario in qualche modo reperire documentazione, inserire documentazione del sistema che sia in origine cartaceo, e per poter fare questo le funzionari devono venire in municipio, scansionare il documento per poi dopo inserirlo nei sistemi. Attualmente quindi la cosa è macchinosa e richiede quindi uno spostamento anche fisico. Ricordiamoci che le POSES sono dei funzionari che devono rimanere nei servizi, quindi nei nidi o nell'infanzia, e costringerle a venire in municipio significa in qualche modo allontanarsi e quindi perdere anche un po' la concentrazione su quelle che sono invece le proprie funzioni di coordinamento all'interno del servizio. Avere quindi degli scanner con cui fare la scansione e inserire direttamente i documenti scansionati o via mail o sui sistemi significa essenzialmente velocizzare il lavoro delle POSES. E chiaramente poi si chiede che in qualche modo, nelle more dell'eliminazione definitiva, limitare l'utilizzo dei dispositivi fax alla sola ricezione di documenti inviati da amministrazioni non ancora in linea con le prescrizioni indicate dalle leggi vigenti. Questo dovrebbe, ci auguriamo che in qualche modo il Dipartimento acquisisca questa informazione e mandi una direttiva per cui i fax debbano essere utilizzati solamente in ricezione e non più utilizzati anche in invio. Tutto qua, grazie. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? No? Allora procediamo alla votazione. Ah, sì. Grazie Presidente. Avendo rivisto, e ascoltato la spiegazione del consigliere Giannone, che ringrazio perché è stato particolarmente esaustivo, permangono alcuni dubbi da parte del Partito Democratico, perché questa risoluzione, che pur tuttavia ha un'attenzione verso una figura fondamentale del nostro municipio, mischia moltissimi aspetti, perché se nelle premesse appunto
diciamo che ci interessa il ruolo della scuola, delle scuole dell'infanzia, dei nidi e degli operatori che lavorano in quegli spazi, innanzitutto dovremmo, come abbiamo avuto modo di dire tante volte, parlare del fatto che abbiamo rimandato indietro da questo municipio oltre 110.000 euro per il materiale didattico per gli asili nido, oppure che in moltissime scuole di tutta Roma e non solo di questo municipio crollano i solai e invece noi parliamo dell'utilizzo dei fax. Allora, se ci interessano i servizi 06, credo che sia necessario un approfondimento maggiore per ogni singolo aspetto. Questo perché oltretutto io credo che ci sia anche una terminologia che ho imparato a conoscere da poco e quindi probabilmente mi sbaglio e lo sapete meglio di me, ma parlare di fascicolo dell'alunno quando parliamo di formazione nell'ambito dello 06 io lo trovo un'espressione veramente, veramente aberrante, così come rispetto a determinate rivendicazioni che arrivano dalle POSES di questo municipio, alcune sono citate, ridurre il tutto a parlare della telierista che deve sistemare diciamo i luoghi e le aule degli asili nido mi sembra diciamo una presa in giro. Allora, proprio perché nelle premesse dite una cosa importante, parlate ad esempio del servizio di segreteria delle POSES, che mi sembra di ricordare fosse una delle richieste principali che arrivavano da parte delle operatrici, ecco, questo è quello che serve. Allora, nella risoluzione innanzitutto dovremmo chiedere questo. Anche perché non è possibile, come è successo in questi anni in questo municipio, che prima nei fatti inevitabilmente obblighiamo le POSES, tempo scaduto. Concludo, obblighiamo le POSES a prendere servizi scoperti e poi in una risoluzione diciamo che sono aggravate, dato che noi troviamo che in questa risoluzione sia un coacervo di rivendicazioni che noi, e non tutte hanno a che fare con i servizi, ma crediamo che la rivendicazione relativa ai concorsi alla necessità di maggiore personale sia corretta. Il Partito Democratico su questo, non condividendo l'atto ma condividendo lo spirito, seppure diciamo troviamo che siano state banalizzate molti argomenti, si astiene. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Giannone. Allora, il gruppo Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente e mi dispiace che diciamo la dichiarazione precedente sia scaduta un pochino nel semplicismo. Innanzitutto, il fascicolo dell'alunno è citato nella circolare ministeriale del 92, ci posso fare niente, la riporto così come il ministero la descrive e poi dopo ognuno ne farà quello che vuole. Riguardo invece la situazione dell'edilizia scolastica, non è un diciamo, sappiamo come sono messe le nostre scuole, però sappiamo pure che nel 2016 c'erano 380.000 euro per l'edilizia scolastica e ad oggi sono circa quasi 2 milioni di euro messe sull'edilizia scolastica. Certamente dobbiamo recuperare, ma dobbiamo recuperare 20-30 anni in cui questa edilizia scolastica è rimasta una Cenerentola dei servizi e del funzionamento del nostro municipio. Quindi piano piano ci arriveremo. Fortunatamente i soffitti crollano perché sono stati, almeno nel nostro caso, stati oggetto di verifiche in seguito alle quali sono crollati. Quindi è stata una verifica che ha fatto crollare il soffitto e non è stata una cosa lasciata al caso. In qualche modo siamo intervenuti più volte tantissime strutture per quanto riguarda il tetto, il soffitto, l'impermeabilizzazione, eccetera. Comunque è un tema che è sempre caro all'opposizione tirare in ballo ed è giusto che sia, però questo non significa che dobbiamo però, come dire, ignorare gli altri aspetti del funzionamento scolastico. Sarebbe stato sì grave se questo fosse stato l'unico atto di questo municipio, siccome questo segue altri atti e pratiche, diciamo contratti, affidamenti sulle questioni più importanti, mi permetto di dire che tutto sommato questa risoluzione
non può essere tranquillamente portata senza alcun'altra rimostranza. Per quanto riguarda gli altri aspetti di non ricordo il termine spregiativo con cui è stata etichettata, ci sono vari aspetti che abbiamo colto. Intanto non abbiamo preso in considerazione tutte le richieste delle POSES, ma come sovente facciamo, valutiamo quelle che sono le richieste delle POSES, degli educatori, delle associazioni e dei cittadini, dopodiché valutiamo quelle che ci sembrano essere più valide, quelle che ci sembrano essere che portino un valore aggiunto al funzionamento complessivo e le portiamo in consiglio. Tante altre sono state scartate proprio perché non era il caso di, tempo scaduto, di portarle avanti. Riguardo l'atelierista, che potrebbe sembrare un termine un po' così modaiolo, è una figura tecnica dove è prevista in tante strutture comunali di servizi educativi, per esempio all'Avanguardia, come in Toscano, in altri comuni, in altre regioni. Esiste proprio perché non è banale creare un ambiente educativo, non è mettere solamente due cuscini o due pallette per terra, bisogna che l'ambiente sia coerente con il modello educativo, e il Comune di Roma, grazie a Dio, ha un modello educativo che ormai ha una certa età, ma che è validissimo e la cui validità ci è stata riconosciuta da tante altre amministrazioni. Per cui averci un atelierista, magari ce lo dessero, sarebbe un grandissimo passo avanti. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Giuliano? Sì, grazie. Nell'essere positivo a questo tipo di atto bisogna un attimino collegarci a un lavoro che la Commissione sta facendo già da tempo, cioè fine a se stesso non avrebbe quella importanza che ovviamente in questo momento può avere, cioè collegare questo tipo di atto a un percorso che la Commissione competente, di cui faccio parte, sta facendo ormai da tempo, quindi sta cercando di mettere, di comporre un puzzle dove si cerca ovviamente di mettere in evidenza tutte le figure immaginabili e possibili affinché la scuola dell'infanzia e quindi i servizi 06 possano comunque migliorare nel tempo. Certo, non è che facendo questo tipo di atti si possa con una bacchetta magica risolvere tutto quello che ovviamente c'è da mettere in piedi, però penso che continuando su questa linea e continuando in commissione come fa, devo dire, il Presidente della Commissione, invitando le figure competenti di riferimento, e immagino anche che successivamente lo farà anche con le figure sindacali, perché io penso che anche poi le figure sindacali possono dare il loro contributo, essendo parte integrante, quindi rappresentanti, no? del settore, quindi delle figure settoriali. Io penso che intanto gli diamo una buona base di partenza, per cui quando su questo atto si chiede di poter comunque rafforzare il ruolo e la copertura degli AM editoriali, e sappiamo che ci sono delle strutture che ne sono carenti, e quindi ci sono a interim, no, delle POSES che hanno doppio incarico, io penso che sia fondamentale, al di là, dicono 3-4, ma al di là di quello che possa essere politicamente più giusto. In questo momento, secondo il mio modesto parere, in questo momento di emergenza bisogna esserci, e secondo me questo significa esserci, cioè significa mettere una base. Dopodiché saremmo, come si dice, limitati se non mettiamo in condizione, quindi successivamente,
no, chi vive questo mondo di poter contribuire e continuare a dare il suo supporto, ci mancherebbe altro, ma intanto non possiamo aspettare, intanto dobbiamo comunque dare indicazioni politiche e quindi questo è un atto che comunque va in quella direzione. Mi sono l'ultima volta un po' scusato quando poi c'è stato a termine del Consiglio, no? Che c'era, non mi ricordo la figura, ma penso che era una rappresentante, insomma, del mondo degli asili, quindi dell'associazione o della consulta, non mi ricordo, però feci delle precisazioni commentando il motivo. E quindi voglio dire, non conoscevo questo mondo, non lo conoscevo a punto tale di poter contribuire, sono contento di averlo conosciuto, di cominciarlo a conoscere e di essere parte integrante. Quindi Fratelli d'Italia voterà questa risoluzione, perché comunque sia, come dico spesso, non sono geloso di alcuni comportamenti politici, l'importante è che uno sia in coscienza, quindi io tempo mi sento scaduto. In coscienza di essere come partito di Fratelli d'Italia propositivo su questo settore, non si può lasciare soli, perché comunque hanno bisogno, perché è sempre un servizio scolastico, ma comunque sia ha bisogno di essere supportato e quindi noi come municipio dobbiamo fare la nostra parte e in questo caso ci stiamo muovendo in quella direzione, quindi io penso che è tutto modificabile, tutto migliorabile, ma intanto ci siamo e quindi non siamo indietro, non rimaniamo indietro per poter essere poi propositivi. Quindi Fratelli d'Italia, e avendo anche comunque seguito questo ragionamento ed essendo d'accordo dall'inizio, non ha difficoltà ad essere positivo e a votare in modo favorevole. Votazione. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Bene, l'atto viene approvato con 13 voti favorevoli. Il Consiglio chiude qui. Io vorrei ricordarvi che hanno fatto richiesta di parola i signori presenti in aula e vorrei invitarli. Venga, tutti venga. Per l'atto di un attimo di difficoltà che. Ma non volevo minacciare nessuno, per carità di Dio, non è il mio modo di fare. Però intendo dire. La interrompo un attimino solo per dirle che c'è una ripresa in corso, quindi se lei non ha problemi di essere ripreso. Nessun problema, grazie. Ok, va bene, vada. No, ripeto le scuse nei confronti di tutti, non intendevo essere né veemente né particolarmente, però certo uno vive una vita e a volte quando ti trovi in difficoltà è chiaro che puoi reagire anche con un attimo di espressioni non normali. La cosa è che io stavo raccontando prima al presidente Rinaldi la storia che abbiamo vissuto e chiaramente io abbiamo presentato insieme a residenti e operatori economici del quartiere delle proposte che diciamo io incidentalmente faccio parte dell'associazione Berlinguer, ma che non sono proposte dell'associazione Berlinguer ma dei cittadini del quartiere, dove sono rappresentati tutti di tutte le correnti politiche, se qualcuno pensa ad avere dubbi, per cui ci sono di destra, di sinistra, ci siamo tutti, siamo gente del quartiere che ci conosciamo. Io ci abito dal 56, abito in via dei Sestili davanti al CERT, quindi se sono un residente non è che mi arrogo qualche diritto che non ho e spero che se dovessimo eventualmente dover incontrare di nuovo i cittadini, speriamo che incontriamo i cittadini del quartiere, perché talvolta magari mi è capitato di vedere sulla storia della pista ciclabile gente che veniva da Monteverde Vecchio o cose di questo genere, che venivano a parlare della pista ciclabile di via Tuscolana, non c'entravano niente, quindi
mi auguro che se si dovesse fare un incontro di nuovo con i cittadini siano veramente cittadini di quel quartiere lì, perché io li conosco tutti, ripeto, ci abito dal 1956, la maggior parte di voi non era nata, quindi insomma non è che... La cosa vera è che noi abbiamo ringraziato la Presidente per l'impegno nei confronti del nostro quartiere, tutti, nessuno escluso, per aver diciamo, preso in considerazione il fatto che il nostro quartiere è un po' diciamo, fatiscente a questo punto, posso dire, perché mi hanno chiamato a fare da testimone una persona che ha preso nella piazzetta che adesso si sta ristrutturando, che è ristrutturata ma che nessuno apre, aspetteremo che viene, che ne so, qualcuno che la apre, che non ha un nome, in realtà è via dei Levi, una signora che fa lavora dentro uno studio dentistico lì vicino, portando i ragazzini a scuola, quando è uscita all'asilo, quando è uscita ha preso una storta, io mi trovavo lì, l'ho raccolta e mi ha chiamato a testimone perché effettivamente i nostri marciapiedi sono tutti avvallati, credo che sia un po' generale un po' tutta la città, però visto che si devono spendere dei soldi, piuttosto che spenderli in aree pedonali, che insomma al quadraro, l'area pedonale fa un po', cioè viene da ridere onestamente, no? L'area pedonale va bene a via del Corso, a via, cioè, credo che l'area pedonale a via del Quadraro non sia proprio il massimo, spendere 1,2 milioni per fare un'area pedonale, una ciclabile e delle mini piazze, e stravolgendola la viabilità di tutto il quartiere, che poi non si capiva, io per andare a casa mia scendendo dalla discesa del Quadraro, abito sulla destra della discesa del Quadraro, più o meno devo fare 8-900 metri o 8-900 metri secondo quel progetto esecutivo, così ce l'hanno venduto. Poi è venuta la Presidente Lozzi, la quale ci ha detto che quello non era un progetto esecutivo, che andava rifatto tutto, che non c'erano problemi e che chiedeva integrazioni da parte dei cittadini. È quello che abbiamo fatto. A un certo punto il Presidente Rinaldi lo ha anche detto, un po' strozzando la cosa, perché ci è sembrato che si facesse un qualche cosa nella prima commissione, come se si decidesse di quello. Allora, prima che decidiate, vi abbiamo portato, avremmo voluto farlo anche meglio, stavamo in discussione con una 10-12 persone che si erano rese disponibili e che oggettivamente hanno stilato quella cosa, poi l'ho scritta fisicamente io, ma solo per questioni di pratiche. E però voglio dire, il concetto, quindi noi abbiamo eseguito quello che ci è stato chiesto dalla Presidente, abbiamo fatto questo. Dopodiché la Presidente si è addirittura ci ha fatto incontrare l'assessore, il quale ha ribadito che quello che diceva un pochettino questi dietro a me, che non sapeva nemmeno se era finita o chiusa la conferenza dei servizi. Così ha detto l'assessore, Vivace si chiama, io sono testimone auricolare in questo caso, le cose che ha detto la Lozzi presso l'associazione le abbiamo pubblicate online con un video, e quindi che lei ha detto che non era affatto un progetto esecutivo e che voleva che si presentassero delle integrazioni. Le integrazioni le abbiamo presentate, Vivace ci ha assicurato che quello, anche lui ha sostenuto che quello non era un progetto esecutivo, pure se andando anche adesso a fare l'accesso agli atti esce fuori che ho scritto progetto esecutivo, nessuno l'ha ritirato da quello che so, e questo non, cioè, ci mette comunque tutti quanti in difficoltà, perché ripeto, noi siamo non favorevoli di più al fatto che si spendano 1,2 milioni di euro sul Quadraro.
Quindi noi quello che chiediamo è che questa cosa, con o senza conferenze di programmatiche come i cosi quinquennali, i processi, insomma, si chiuda questa situazione e si prendano in considerazione quelle che in realtà è la ristrutturazione che vogliono i cittadini. Se questo è un ambiente che deve dare risposta ai cittadini, i cittadini pongono queste domande. Dateci le risposte su queste domande qui. Chiudo dicendo che mi scuso anche con la Presidente se sono stato un tantino in difficoltà, ma c'era un attimo di nervosismo da parte mia e chiedo scusa di nuovo. Grazie a tutti. La Presidente